Ciao a tutti e a tutte, rieccoci qui su The Heavy Within 2, con la seconda parte del capitolo 6, come avete visto dall'intro. Se volete, leggete, se non volete, andate avanti. Ok, rieccomi qua. Allora, come al solito, dobbiamo fare questa cosa, correre come dei pazzi in avanti, vedere che succede. E voilà. Siamo arrivati. Vediamo un po'. E come per magia siamo qua. Bene, e ora vediamo un po' che cosa c'è qua di interessante. Chissà per che cosa gli servirà mai un'arma più grossa. Figo. Allora, la situazione è semplicemente una merda. Giustamente. Prendiamo da dietro questo stronzo e uccidiamolo male. C'ha un'ascia. Mi fregherò la sua ascia. Stronzo. Voglio farvi vedere una cosa. Questi. Alcune sono chiuse. Capiremo più avanti come. Eccoci qua. Scusate se mi sono schiarito la voce. Brutta brutta situazione. Vabbè. Che cazzo. Ma che cazzo. Ma no, ma basta. Ma vai via. Non c'ho voglia di affrontarti. Non ho abbastanza munizioni. Cazzo, porca puttana. Via 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 via. Non so se è stata una scelta furba. Infatti non lo è stato per niente. Via 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 via
Ok, prendiamo questo. Ma che cazzo? Oh cazzo. Ma che cazzo è sto co... Ma no, vabbè, via, 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 via. Ah, porca puttana. Finché non mi vedono, via, via. Allora. Che diavolo, lì dentro c'è Lily. Ok. Ok. Va bene. Non hai apprezzato l'esibizione della mia bellissima Obscura? Faceva schifo. Questa ti piacerà di più. Senti. No! Qualcuno mi aiuti! Sto preparando il mio capolavoro, ma tu non sei degno di vederlo. Non finché non impari a rispettare la mia arte. Ascolta. Che fa cagare, ma vabbè. Ascolta le loro urla, l'eco del mio lavoro. Porca puttana. Rispettare la sua arte, eh? È ora di mettere alla prova le teorie di Hoffman.
distruggiamo le sue opere d'arte. Qui a pezzi. Ok, il capitolo 7 è iniziato, ma posso anticipare. Prima voglio farvi vedere una cosa. Questo individuo qua ci potrà essere utile, forse. Sì, aiutiamo sto stronzo. Che non è in una bella situazione a quanto pare, eh? Brutta gente. Che cazzo fai? Zoccola. Ok. Ok, per un cazzo. Porca troia. Vabbè. Allora. Dunque, perché non ho chiuso il video in quel momento quando è finito il capitolo 6? Perché questo tipo qua ci porterà a una quest secondaria. Non pensavo arrivassi. In pratica, come cazzo aprire quei cosi? Ma diamo il tempo al tempo. Stavo cercando una cosa. E cosa sarebbe? È pericoloso qui. Andiamo a parlare nel mio rifugio. Fammi strada. Andiamo a parlare nel suo rifugio. Bene, un nuovo rifugio. Ok. Dunque, cosa c'è qua? Ma che carina. Una pianta di marijuana. Ok, basta. Qui? Niente. Vieni, non posso entrare. Allora, tizio Caio. Grazie ancora per l'aiuto. Sono figurati. Sainz. Sebastian Castellanos. Castellanos, eh? Ho sentito parlare di te. Sei sopravvissuto all'incidente del Beacon. Come lo sai? Non sono solo un programmatore dello STEM. So hackerare i sistemi di informazione. So cose che nessun altro conosce. Nemmeno gli altri membri della squadra. Ma allora sai chi è Lily? Sì, siamo qui per trovarla. Ma non abbiamo avuto fortuna finora. È per questo che sei qui. Sì, ma se non puoi aiutarmi a trovarla, non abbiamo nient'altro da dirci. Buona fortuna. Ehi, aspetta. Possiamo comunque aiutarci a vicenda. Sarà meglio per te. Senti, qui dentro c'è un sacco di roba che può esserti utile. Prendila, come ringraziamento per avermi salvato. Se vuoi sentire la mia proposta, torna a trovarmi. Ok, abbiamo trovato sto tipo, quindi abbiamo completato una missione secondaria. Ma questo tipo ci potrà aprire, diciamo, la strada verso un'altra missione secondaria. Ovviamente vedremo nel prossimo video. Ma approfondiamo di più esattamente in che cosa consiste. Torniamo da sto tipo. Facciamoci le ultime chiacchiere. E vediamo un po'. Ma prima vediamo cosa c'è in giro. Vabbè, salviamo dopo. Parliamo con sto imbecille. Ecco, avviciniamoci a questa. Non si apre. Scusa, ma posso aprirle se decidi di aiutarmi? Visto? Se decidiamo di aiutarlo, le aprirà. È un bel pezzettino di merda. Già. Ok, spara. Come possiamo aiutarci? Dovresti resettare un server nel midollo. Dovrebbe essere una passeggiata, senza quei mostri in giro. La posizione è questa. Aspetta, non ho ancora accettato. Io cosa ci guadagno? Se tu fai questo per me, ti aprirò tutte le scorte chiuse a chiave. E tu cosa ci guadagni? Se avvii il server, forse posso trovare un modo per uscire da Union. C'è davvero un modo per uscire da Union? Non ne sono sicuro al 100%, ma farò un tentativo. Hanno perso i contatti con lo STEM. Siamo tagliati fuori. Se non troviamo il nucleo, moriremo tutti qui dentro. A meno che io non trovi una via di uscita. E in che modo? Vuoi sprecare tempo ad ascoltare paroloni informatici incomprensibili? Devo solo accenderlo. Come ha fatto ad andare offline? Sappi che se riavvii quel server, posso fare un tentativo. Guarda questo posto. Va in pezzi. Mi sorprende che qualcosa funzioni ancora. Oppure è possibile che la Mobius l'abbia spento di proposito. Esiste ogni genere di protocollo di emergenza. E tu metti in discussione le decisioni della Mobius? Ehi, io sono un dipendente fedele, ma nel momento in cui divento sacrificabile,
Mi guardo intorno per trovare una via di uscita, capisci che intendo? Sì, capisco. Allora, mi aiuti o no? Ok, bellissime, bellissime. Chiuderò il video qui, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale, vi ricordo che lascerò in descrizione tutti quanti i miei link e vi consiglio di andare a vedere perché ci sono cose molto interessanti. E niente, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti e a tutte!